Ci sono scatti fotografici della città della fortuna dagli inizi del 1900 ad oggi. Gli attrezzi utilizzati per la faticosa costruzione delle barche in legno e dei pescherecci, i modellini realizzati da marinai ed appassionati e la vela, il simbolo della marineria fanese. È la mostra allestita all'ex teatro Santa Rita, a fianco della chiesa di San Giuseppe al Porto, e curata dall'associazione di volontariato Il Ridosso, che ha voluto ripercorrere la storia, il lavoro e i personaggi della Fano di un tempo per un tuffo nel recente passato, affinché questi ricordi, queste tradizioni possano rimanere ancora a lungo nella memoria di tanti. Derrico, questa è la parte centrale della mostra, il fulcro. Che cosa rappresenta? Qui è l'uomo che dalla pianta, elaborandola, riesce a costruire una barca. Quindi l'artista trova nella pietra la figura da scolpire, il pittore trova in una nuvola un qualcosa di particolare, il maestro d'ascia trova in una pianta qualcosa che gli serviva però per far galleggiare e far andare in mare i nostri marinai. E quindi, per intenderci, sarebbe la parte centrale che vediamo in questa gigantografia. Sì, sì. Questa è diciamo, la barca che nasce. Quanti modelli ci sono qua dentro? Quindi all'incirca ce ne saranno una trentina, dai più vecchi, fatti dai vecchi calafati che lo facevano come prova d'arte. Questo io li ho costruiti per ricordare i miei nonni, che era una famiglia molto importante del Novecento, pescatori, i primi pescatori, sono i Cirulin. Un'altra famiglia che io la ricordo moltissimo, che sono i Lisandron. Ognuno di loro, vede, aveva uno stemma diverso dai Cirulin. Gli altri, poi vede là c'è il Tre di Bastoni addirittura. Questi erano tutti stemmi delle famiglie Portolotti, fondatori della marineria fanese, i Giommi, i Ciavaglia e tanti altri nomi. E quella che è alla sua destra è una delle più particolari. Di cosa si tratta? Particolarissima. È una barca che porta la bilancia. La bilancia, che era uno strumento per i pescatori, che veniva fatta, questo tipo di pesca, sul molo, sulle palate. Ma con la necessità, dalle palate che si prendeva poco, hanno portato la barca fuori e ci hanno messo questo strumento che ripete la pesca della palata. Però lo strumento è la bilancia, che poi ci ha portato ai quadri, ai famosi quadri. Luigi, che cosa hai in mano? Ecco, questo è un po' lo stemma dei calafati, la cosa più importante, ed era il mazzolo. A cosa serviva? Serviva, con la stoppa, ad inserire tra una tavola e l'altra del fasciame della barca, inserivano la stoppa e calzavano con questo. Lavoro importantissimo, durissimo, ma il più importante, perché poi questo a cosa serviva? Serviva a rendere stagna la barca, non far entrare l'acqua. E c'è anche un altro fattore importante, c'è un albero genealogico. L'albero genealogico dei cantieri di Fano, che sono nati nel 1885, e il vecchio square era dove c'è adesso la pista di pattinaggio. Il primo proprietario erano i Persini, che poi man mano, attraverso varie generazioni, siamo arrivati fino ai giorni nostri, ma i cantieri navali non esistono più, fatti in questo modo. La mostra dedicata ai maestri d'ascia e calafati rimarrà aperta fino al 12 agosto e si potrà visitare tutti i giorni dalle 20:30 alle ore 23.